tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, o meglio in questo nuovo video test. Oggi proviamo il range test del, o meglio facciamo un range test del Parotanafi in modalità CE, per vedere con dopo tutti gli aggiornamenti firmware adesso che portata riesce ad avere questo drone di casa Parrot. Visto che all'inizio quando l'avevo preso, cioè appena uscito, non era un granché da quel punto di vista, ma poi dopo con tutti gli aggiornamenti che sono stati fatti a livello firmware e di applicazione, Parrot è intervenuta anche ovviamente sotto questo aspetto, oltre ovviamente a molti altri aspetti. Quindi adesso proviamo questo Parrot in modalità CE, quanto riesce a raggiungere di range, e poi prossimamente ne faremo uno in modalità FCC, che range riesce a avere. Quindi adesso raggiungo la location, preparo tutto e decolliamo con il Parotanafi in modalità CE. Ok ragazzi, la nave è connesso, adesso vediamo in quanto arriva, o meglio a quanto arriva di range test in modalità CE. Quindi accendiamo i motori e via. Saliamo di altezza, andiamo circa a 50 metri, ok, direi che l'altezza è più che sufficiente, andiamo. Allora, siamo a 100 metri, siamo a quasi 200 metri, siamo a 300, il segnale è ancora bello forte, o meglio, non è fortissimo ma tiene. Siamo a 400 metri, ecco il segnale sta cedendo, 500 metri, ragazzi a 500 metri è arrivato tranquillamente, quindi direi che è più che sufficiente, io farei un return to home, quindi 500 metri in modalità CE ci è arrivato benissimo. Direi che è più che sufficiente, al di là del discorso ovviamente della legge che sono i 200 metri, ovviamente questo è solo un test per confrontarlo con diciamo le prestazioni più o meno di un Mavic, o meglio di un Mavic Air ovviamente, che più o meno arriva anche lui sui 500 metri e direi che ci siamo, quindi direi che gli aggiornamenti fatti fino adesso da parte di Parrot hanno portato un netto miglioramento dal punto di vista delle prestazioni della qualità del ritorno video e del range di utilizzo. Ovviamente con i firmware che c'erano all'inizio, diciamo quando l'avevo recensito all'inizio, che avevo fatto queste prove, il test veramente era stato scarsissimo, nel senso che a 200 metri già perdeva il segnale, ma anche prima tante volte, mentre adesso avete visto che comunque è arrivato bene a 500 metri. Quindi adesso facciamo atterrare il nostro piccolo Anafi. Dove sei Anafi? Aiuto! Sta arrivando. Ok, aspettiamo che scende. Sta arrivando. Ok, arrivato, fermiamolo qua. Via, girati qui, no, girati. Ok, spegniamo la Anafi. Ok, mettiamo via tutto e poi tiriamo le conclusioni, ragazzi. Ok, ragazzi. Le conclusioni sono che secondo me Parrot anche da questo punto di vista ha fatto dei grossi passi in avanti, anzi direi ottimi passi in avanti, perché comunque ha portato la Anafi ad arrivare ad un range del Mavic Air, quindi niente da dire da questo punto di vista, perché comunque questo drone che pesa 320 grammi, che va comunque a una distanza di 500 metri tranquillamente, avete visto, direi tanta roba, o meglio tanta roba rispetto a prima.
dove all'inizio, quando era uscito, più di 200 metri non ci andava, il segnale se ne andava, adesso invece ci è arrivato tranquillamente. Quindi ragazzi, questa è stata la prova in modalità CE, poi ne faremo una in modalità FCC per vedere la differenza che ha di range in modalità FCC. Quindi ragazzi, se questo video test, o meglio questo video di questo range test, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!